cominciamo bene. Allora, premessa, sono uscito perché ci sono un cadabra e un paraset in giro da qualche parte, quindi sto cercandoli, anche perché ho un uovo. Un po', abbassiamo il volume. Ok, abbassato il volume. Ho un uovo a 9,9 km che si sta per schiudere, quindi... Allora, facciamo così. A Roma. Fermi tutti, strumenti, l'ho trovato. Fortunuovo, vai. Vai. €4,50, madonna. Allora, cominciamo a mangiarti sta caramella. Mega bowl. Anzi, così. Bello, in testa, preciso, dai. Questo è buono. 1, 2, dai. 3, dai. Bello. Preso la prima botta. Fantastico. Un cubone. Chione. A 2,96, quindi uso giusto la cosa. Non consumo la Mega Ball. Ciao, cubone. Ops, troppo forte. Troppo debole. Vabbè, te la lancio dritta, va? Vediamo un po' se lo prendo. 2, 3. Vai, è mio. Perfetto. Ho preso anche il gibon. Ora mi manca Paraset. C'è un bordello in giro. Anche Kinder mi manca. Ma quello non penso lo troverò. Un mega gattone gigante. Vediamo se riesco a riprenderlo. Ciao, mega gattone. Dai, quanto mi manca. Si apre l'uovo. Attenzione. Uovo da 10 km. Una Scheider. Ottimo. A quant'è? Già ce l'avevo, però. Beh, 5,75. 28 caramelle Scheider. Grazie, allora. Disattivo la facecam. Ok. Paras, sei mio. Tra 3, 2, 1. Non ci provare. No, pezzo di merda. Dai. Ma sei un figlio di... va bene, il tiro d'effetto. Boom, proprio nei denti gliel'ho tirato. Rivediamo. E infatti, il tiro d'effetto nei denti. Non potevo non prenderti. Cioè, tiro eccellente mi ha dato più 100 punti esperienza. Quindi per 200, wow. Tantissimi. Siamo alla chiesa di San Francesco. Prendiamo le nostre ball. Mega ball buono. Zubat a 2,36. Evolviamolo, vediamo che ci esce. Ci esce un Golbat a 2000. 7,54. Boia, io scherzavo, invece. E invece è fra i miei Pokémon più forti adesso. 38 caramelle Clefairy. Oh, livello 16, grazie, buongiorno. 10 Mega Ball, 10 per pozioni, 5 revitalizzanti e qualche schifoso là. Madonna di diamante, sì. Non è una bestemmia, non è una bestemmia. Ho ottenuto un premio. Dai, ma io non ho capito perché i premi non danno punti esperienza. Intanto io sudo come un porco, ma... beh, ne vale la pena. Vado a cercare i Pokémon qui. Domani vado con la barca, mi prendo quel catamarano, quello lì, me lo rubo e vado a cacciare i Pokémon in acqua. Vediamo se trovo qualche Kyogre, qualche Blastoise che nuota, qualche Lapras magari. Ok, caccia completata, è stata veramente una guerra, è stato veramente tantissimo, tantissima roba. Cioè, mentre tornavo a casa hanno attivato un Pokéstop, ne hanno attivato un altro adesso. Meglio che non l'abbia visto, fammelo girare. Vediamo che cosa sono riuscito a trovare. Allora, ordina per data di ritrovamento. Allora, l'ultimo che ho preso mentre tornavo, proprio mentre stavo per entrare in casa, un Ponita, dico, vabbè, allora me lo vado a cercare. Sono uscito di nuovo, l'ho cercato, l'ho trovato e l'ho preso. Ho sudato non poco, perché veramente fa un caldo assurdo.
Vabbè, Zubat, Magikarp che mi servirà per evolvere. Ho solo 23 caramelle. Non capisco come faccia certa gente ad avere già Gyarados o Gyarados. Cioè, servono tantissime caramelle, non ho capito come abbiano fatto. Poi ho trovato un Nidorina che mi mancava, o una Nidorina, della quale sono molto contento perché appunto mi mancava. Un Clefairy, un Cubone se non sbaglio l'ho trovato mentre registravo. Il nostro mitico Kadabra, io non lo so se ve l'ho mai detto, ma Alakazam è stato il Pokémon che mi sono portato sempre più avanti, tipo livello 100 con sempre lo stesso set di mosse, sempre mosse del cazzo, ma vincevo sempre. Aveva Palla Ombra, Psichico, Confusione e ce n'era un'altra che ora non ricordo. Comunque usavo sempre lo stesso set di mosse e vincevo sempre. Poi stanotte con mio fratello ho trovato anche un bel Tangela che mi mancava, o Tangela, non so come si dica in realtà. Comunque sì, ho trovato questo bellissimo Pokémon. Ho trovato un Poliwhirl che è sempre buono. Ho scoperto che attivare il modulo Esca chiama Pokémon molto più rari rispetto all'andare a cercarli come uno scemo per il paese. Quindi, cioè, a quanto pare è meglio utilizzare il modulo Esca piuttosto che andare a cercare i Pokémon come appunto uno scemo. Poi c'è, vabbè, Ivysaur, l'ho trovato stanotte, ma già l'avevo detto, un Monkey. Beh, la scimmia. Poi c'è il mio Acquerello, che adesso sta dominando la palestra. Oggi è stata una giornata abbastanza proficua, per quanto, cioè, ho sudato, ora non si vede, però ho sudato veramente tantissimo. È stata una giornata veramente proficua. Spero di riuscire a giocare ancora stanotte, riuscire a prendere Pokémon notturni, tipo quelli spettro non ne ho ancora trovati, sono abbastanza rari. Continuo a prendere Magikarp come un pazzo, purtroppo se ne trovano davvero pochi, tipo qua ne escono due al giorno di Magikarp in questo paesino del cazzo, è difficilissimo. Però appena riuscirò ad avere un Gyarados o un Gyarados o un cazzone enorme blu, sarò fortissimo. Questo video giunge al termine, io mi sono fatto una sauna, quindi spero vi piaccia almeno, spero ne sia valsa la pena per voi. Spero vi sia piaciuto il video, vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, soprattutto se ancora non l'avete fatto, a catturare tanti Golbat. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, ciao a tutti. E questa cos'è? Guardala come scende.